sta tenda. Ogni volta te mi fa, te mi fa una solfa perché noi in giro e qua e là che te perde. Io perché io possibile. La settimana per venire qua. A tu a tutt'altro sì o no sto cellulare, sto benedetto cellulare con l'app. Ho il telefono da sempre, mi cara Dio, lo qua in borsetta mi tengo. Bisogna che ti metti l'applicazione, che lo cosa è? È il Google Mask. E cosa serve questo qua? Per andare in giro, ma benedetta. Col telefono? Ma forza. E ti ha fatto l'applicazione? Ho fatto l'applicazione sul telefono, l'ho proprio qua. Sì, adesso ti l'area qua. Vedo qua, questo è il cellulare. Si sa, come l'hai applicata? Con scotch, vedo, guarda. Sono attrezzata, se tu stila. Ma mi viene. E mica pubblicità. Maria Vergine, così via va. Oh, lei è cartina dell'Ovigo, come fa ad arrivare qua con cartina dell'Ovigo? Ah, mostro per me che sono attinto un tocco ora stasera. No, guarda, mi dico quando che siamo con noi in tre, vada, Maria Vergine, brutta oca. Porta via che era DJ, ormai lì qua. Torna in drio. Ormai lì qua, ha avuto fatto. Maria Vergine, guarda, si è portata via anche a toga della barra, si è portata via. Benedita del Signore, guarda questa qua non lì a toga della parte, lui da 50 volte. Cos'è? Questo qua è un regalo che mi ha fatto, me ne vado per le feste di Natale. E cos'è a partire? Qui sta. È il tablet! L'ha tu comprato col telefonino? Sì, col telefonino. A cosa serve? Per navigare. Ah, funziona? Sì, esatto, mette sopra la telva via come un motoscafo. I americani gli dice che il tablet fa tanto cool. E credimi, se te lo porta ti, altro che culte fa Maria Vergine. Guarda ti che mestieri, butta via che il tablet, guarda, è andata a Radicea. Quanta pazienza. È andata a Radicea anche. Dove metti qua da trio, benedetta? È andata a Radicea anche un po' dove sei andata in Susa. Sono nata, ho fatto un giro qua intorno, ma una roba veloce. Nata a Campo San Piero, dopo sono nata a Massanzago, dopo che sono fatta. Tutto in giro per te bandi, insomma? Sì, tutto il giro, dopo partire. Sono nata fin Santa Maria di Saia. Che ora sei tu partire? Quattro voti stamattina. Ma andare alla Vice? Sì, c'è. Maria Vergine? Sì, perché è ancora in dorme in Saia. Te credimi? E è nato il catatate? Si sa, a un certo punto, con l'estate è 8:30, perché gira che ti rigira. E poi pensate. Ho catato prima la Radicea. Dai quattro. E perché non ti ha catata prima? Perché prima era scuro, ah! Luta in Susa, se te parte il quadro, cosa catare sulla età occhi di quadro? Ah, tasi su. Guarda che occa da riporto, Maria Vergine. Ma cosa vedi sua che l'ora è? Per fargli il caffè a mio marito. Ah, poro anima, le lupi su Cristo. Cosa vuoi tu che sapevi? Cosa vai più su a fare che l'ora è? Perché il caffè è pronto, va? Ti credimi per cosa che viene su. Guarda ti non lo ha sa star, guarda che la dice che la gattava la ortigue, legno di vacca, strafoimata, erba parrocea, erba opera, Maria Vergine. Pensate ti, l'altro dì gli avevi catato anche la dentiera dentro, Maria Vergine. Si mette, e perché ieri era sua, ha fatta per mettersi a sua, in Susa, cosa ha avuto mettere da su, che era una limera piccata sotto, Maria Vergine, di quei rossi. Sa tu, l'ho ancora piccata, pensate. Attiene anche meglio del cookie dentro. Ma sei tu in Susa, ma guarda qui. Benedetta. No, vai in farmacia, a Bali, me, è proprio io. L'anno passato. E qui rosse da giardino. Pensate che l'anno passato sono nata in letta una sera. Sì. Mi si chiamò in corda che avevi una limega piccata sotto. In tanti piedi. Sì, sul paiato. Sotto, tagliata. E mi dorme con la bocca aperta. Ecco, la mattina mi sono svegliata. E ora? E era di piena piccata su per l'armarò. Perché viaia. E dopo, io si mette anche sul muso perché gli aveva i crespi, cosa voglio dire sia, lei per quello che le pensi via. Stai in Susa, vada, cos'è questa qua? Questa qua è erba officinale. E credimi, dove la metti tu? Gli dai a mio marito che la metti in officina. Ecco, mi darete i finzi, Maria Vergine. La ho catata una scatoletta che ieri si era una scatoletta perché tira su e tu. Se te ne assava che ne sei dentro una ecco, te l'avevi dita, cosa aspetti tu, Evelyn? No, ma te puoi anche cambiare tipo di cose, se non hai la roba dentro. La scatoletta l'ha catata una scatoletta. Non pensavi che l'assessora fosse così idea oggi a fare il discorso. Eccolo. Ieri devo depilarmi le gambe. Complimenti comunque. Ecco, se avuto, guarda che ne tanti assessori che arriva su e non ti cava più il microfono, vale meglio una ve oggi. A te dice, ma mi vengono tanti che quando che sono di ascoltare, assessore che dice, assessore oggi, tanta roba oggi. Con una le brava, le brava. Vergine. Insomma, una scatoletta di cosa gli è scritta? Ah, quel, sette bel, cosa gli è? Ah, quella, mettate bene con quella. Cos'è? Mi ha regalato e me ne vado per le feste di Natale. Una scatoletta di che roba è? Sì, sa. Cos'è? Cingonga, c'è. A cosa serve? E
la cosa che gli serve. Adesso sono andata in Papua. Pensate, perché mi succia, mi ha fatto la domanda sbagliata, ma forse viene la risposta sbagliata. No, perché qualche, no. Con chi scatto mi dite, ricordati di cui scatto, a me dite che fa sesso tutti i giorni, quasi tutti i giorni. Si sa, quasi lunedì, quasi il martedì, quasi il mercoledì, quasi il chioma. Maria Vergine, fammi una carità. Perché ti cosa fa tu, quello acrobatico? No, guarda, sta che fa a metà, lo fa, l'avrò fatto per 60 anni, mi l'ho fatto, guarda. Ah, benedica. E mi sono modesta tutte e due volte, guarda. Io discorsi vecchi, via. Sì, sa. Ma ti ha scatto in terra, ecco, costa di tatone uno. Nonna, tu pari chi serve per tenere distanti e mai a te. Così da te a vita. E cosa gli era la tua scatuita? Cinque, te a vita. E sarà una settimana che abbiamo di faccio a ninguno. Ancora di che scatuita? Mi si consuma neanche a morire. E poi pensate. Sa, tu fai di chi baionetta, roba che ti c'ha per voi. Sì, te credemi. E era scritta anche ultra sensibili. Mi nonno c'ha per voi, dire vero. Esatto, a te voi piccate, siete auto scato e... Ha bisogno che te sciuffi i baronetti per ciappare il volo di te. Sa tu, mi piace gli ultra sensibili, come che ti aiuta. Perché? Per via che ho i gengivi infiammati. Te credevi anche a Tavelli ci ha fatto male. Grazie di Maria Vergine, brutta oca. Grazie. E insomma, dopo siete venuti a casa con te che taglia di te. Ma che? Sono arrivata fuori, a Massanzago, che ne era un recinto grande, un recinto alto 3 metri. E oggi? Mi sono buttato dentro l'occio. Cosa è? L'erba alta così, te me la secca. Ah, e che i posti a Sainara, tu capio? E dove chi butta tutto in mare che è, cosa vuol dire? Là, già sai, e recitai per cui non stai andare dentro. Sei tu andata dentro a... Che ne era un bus sparito, e sono andata dentro. E te pareva chi, dove chi in mare te va dentro, ti cosa sei tu andata a fare? Era lì c'è... A fai pa' forza? Ma non mi era niente scritto fora, stai fora. Stai fora, trico io. E il Sculf. E cosa? E il Sculf Club. Ma sei tu andata dentro al golf club di Massanzago? E sarà stato bello. Allora lui non sa che è un golf club a Massanzago. E com'è sto golf club? Pericoloso! Perché ora? Buse! Ma sei tu mia camata? Niente, buse dentro, tesoro! Dentro il golf club! Sei sa! Aria vergine! Sì, la fortuna che il geometra che ha piantato la bandierita. Lì per non dargli dentro col calcagno, ma? Sì, e poi pensare. E lì c'è di scalcagnate. Cosa ha avuto fare? E ora vinti un momento di misericordia. Perché te sei misericordioso? Sì, avevi sui scarpon vibrant di mio marito. Ti crede? Che l'ha fatta guerra, lui è il 45, il mio è il 48. E ti sei andata dentro stesso? In qualche maniera. E te porre le scarpe. Ho cavato una bandierita. Anca. Ecco. E ho già pago da 4 slato hai col piede. Cosa tu fai? Che vuoi mutare dentro un sasso da 5 kg? Maria Vergine. L'ho incalcato. Ma chi ha tu sarà su una busa del golf club di Massanzago che ha appena fatto nuovo? Una? Ho fatto il giro, micea. E lei un 24 buche, bea. Tutte devi astropare. Si sa. E quando che ho portato i bandierette al geometra? Il parone del bus. Il geometra? Ho capito. E mi ha guardato due occhi così. Non l'avevo bocca per ringraziarti. Non ti fa del bene. E poi pensarti, ma pensare tu a pari. Ma non te ne ha magagne da pensare, ma pensare al golf club di Massanzago, appena fatto, Maria Vergine. Ma cosa ha tu che te ha? Il periodo che sono tutta ansiolitica diplomatica nel monastero. Maria, e poi pensate, ma confessate, ma cos'è che ti parli a me? Bisogna che mi liberi, che ti conto, perché... Dai, sfogati. Ho paura che mi venga un attacco di anoressia. A te? Di quella fulminante, c'è. Ascoltami, Flora, a dirsi la verità, anche se ti ciappa forte l'anoressia, ecco, guarda che vorrà minimo 20 anni prima di consumare. Capito? A de bon. Là da fare il suo bel lavoro l'anoressia, Maria Vergine. Là da andarti io avanti col ciao, là da andarti avanti. Maria Vergine. Grazie. Io mi sa che un semaforo per andare da Dio sta qua. Grazie del sostegno. E io mi sa rotonda. Grazie del sostegno, c'è. Però non è mia finia. Cosa che non ti vedi che io c'hai fumè? C'ha pifou? Sì, è tozzerbello. Per cosa fumi? Ma è perché non è chi fuma, insulsa. Lo sai? Sono andato a farmi vedere dal specialista. Qual specialista? Cosa è il nome di? Dal collista. Ah, quel del vino, ti dà il collista. Ma che l'ha di oggi? E lì mi ho subito a Lucciolo, desiderata. Sei andata da Lucciolo, sei andata. Ma sa una pagina qui del libro. Maria Vergine, oggi. Qualche lady ne stiamo dando una. Insomma, una città che sono presbiteriana da un oggi. E lesbica da che altro. Hai capito?
come mia cugina Carmela, stessa roba. Bon, e è presbiteriana? No, lei è lesbica. Su quello destro. Ma stava ben da Dio una sera, è andata in netta, la sala straverta che era calda, tu capisci, un calzane. Un colpo di aria, mattina, Drio, tutto il fatto, si è stata lesbica su quel destro. E non sa neanche chi ringraziarla. Però quel destro è lesbico completo. E comunque, c'era il coso. Dimmi. Il coso è un nome, l'ociologo. Ora... Visto che l'ociologo ne ha ucciato ancora. Che potrebbe essere. Una che avrò manco me, dove hai parlando di stimatite. Io beh, te ne sempre una. Ho vestante di che stima che fai me anima, o di che attacchi che mi vado per Lombardia, fin sul Piemonte. Mi viene che si torna e senti che mestiere. Sì, e lei per via che c'è anche il nervo statico indurito. No, no, no? È colpa della cosa, guarda che mio... A mini pausa, Maria Vergine, da quando che sono andate in mini pausa, non sono più qui, Maria Vergine. Anche perché ti attorpa il Masani a pillulanti convenzionali, a pillulanti convenzionali. Cos'è questa mestiera? Adesso ho capito, ma ti sentivo parlare di quei anti concessionaria. Lei è vita del popolo, il messaggero della famiglia cristiana. Il mostro che studiava che ti sei. Maria Vergine, ma quanto è lei di tuo? Guarda che con ieri, ah, il un po' tosse nuova via e se ne uscito la pillola tutti i giorni, cara. Si sa, si sa. Con ieri, dove la mia, non ieri che i potacci ha, con ieri giovani io, cara. Che degli anni. E chi era il mastego e roba della barra, chi era? E stare attenti a non cucciarsi e basta. Passava di chi fa gli non ti dico. Ehi, ben, adesso è esagerata. Cos'è una pinta intorno di quei ombini? E beh, insomma, era un tipo di usare che dava che da quel momento, e tu capivo, era il fagliano. Ascoltami qua, Bea. Quando ero giovane io, rischia tutto, ti faceva in letto, ti faceva, tu capivo? Che degli anni. Che la mattina ti catava il crimo e pieno di tu sapendo, se ne neanche qua chi era tu. Gli somigliava tutti al postino. Ah, mostro! Un bel tosato, non ti dico. E se dava da fare il postino? Cara, anche a massa. E come dice il proverbio, il postino suona sempre due volte. E anche a massa. E anche tre quando il marito non c'è. Cosa ha voluto fare? Gli era sempre sui campi tutti gli uomini. E poi forza, allora. Cosa ha voluto fare? Impartirti? Sono andata in farmacia. Stamattina? Se sa. E ora? Gli ho domandato la pillola del giorno dopo. Oh, caro, costa di vita. Passa domani. Ma ti servivi un po'? Si sa! E te dovevi andare ieri! Ecco, no, se ti serviva qua bisogna sentire. Ma guarda, il mio giorno dopo, Maria Vergine, brutta e insuccia. Maria Vergine. Comunque mi, per non c'è parmi in stato. Aria. Perché interessante sono sempre stato. Sì, stata. Ma mia, anche come stato, se te mi guarda di profilo mi pare il Belgio, guarda. Ti ringrazio. Ecco, mi, per non c'è parmi in stato, sempre devo parare un metodo tutto mio. Cosa usavi tu? L'aspirina. Quante che ne usavi tu? Una bauca! Ma l'aspirina non serve per chi mestieri ha, serve per il mal di testa l'aspirina. Ma come che usavi mia andava bene? L'aspirina? Ma la tia. E come usavi tu? A mettermi tra me di notte? E quella. Bastava una sala a cascare per terra. Neanche se arrivava il terzo alpino. Esi tecniche. Neanche col Musati rincorsa del terzo alpino non stava in stato. Esagerata. Ma di qua si consumava? Via una sotto l'altra. E credi, mi sembra stava con gli ambi sarai. Sì. Ancora è stato. Quando tu scomitia? Con su diventata signorina. E magari ti sei ancora drio che? Sì, con te vede chi fa il mal di testa a bauca. Sempre con gli ambi sarai con l'aspirina messa così da pensare. Una che scappa a pipì, no, con gli ambi sarai che... Ma stando sempre con le gambe sarai brutta e epica, ecco. Una femmina. Ma ti non ti ha mai provato l'orgasmo? Fammi una carità, vai. No. Fammi una carità, mi sono sempre trovata bingo a varichina. Usava? No, c'era perché avevi i guanti dei lati, c'era. Ma via, Vergine, cosa vuoi, gusti e gusti. Ascolta per qua, che il povero anima ha detto anche tanti anni che non lo vede più. Non stai neanche a domandare. Come stai? Da quando che le sta a ferire sul carso, non le pistavo di tornare qua. Ti credimi, i posti dei capi quei. Come dice il proverbio. E omani, ferissate dappertutto. Ma no, sul carso. Ma è mai possibile che non si ricorda di usare? Vuto un artiano, l'ultima volta te me la battiste su io vai. Io dica me ne vado. Cavami vibrazione del cellulare, lo dite a me ne vado. Maria Vergine. Guarda questo qua non è un cellulare, cioè. È un moto pic, è ora che te lo cambi. Allora che quando che l'ho comprato del 72 metri che era un modello avanzato. Sì, avanzato in magazzina. Pronto che è? Aria Carmea. Salute mia. Ti saluto a Smarante che qua. Sì. Dimmi c'è. Anche stavolta. Cos'è che ne è? Che ne è mai ore? Ma ieri era proprio calda, sala aperta. Ma dimmi, che ne è mai ore? La giapanca sinistro. Maria Vergine. Quella, è spiegato dai. Maria signor, benedito. Cosa vuoi dire? Vieni a tardi che è. Ma io dita che ma l'aria ti sta dai ondi, dì qualcosa. Che testa, te una testa ma che non da batta al paio. Guarda, a proposito, a testa è roba più importante, giù già.
Maria Vergine, mi sarò anche a veggia, ma a testa che tengo di conto, guarda. Ma forza! Perché più avanti che te va con la vecchiaia, più bisogna mia che te abbia massa roba in mente da tenerti. Non bisogna. Tenere le poche perché sa qui ti fa fatica, guarda. Mica ma qua è pieno di dubbi, basta. Dove ne resta dove? Io due robe ci ho. Due. E ho caro di tenermi fin quasi. Due finché robe. Il signor mi assa su sta terra mi tenga di gusto, due robe. Ecco. E basta, guarda, a memoria, le una. E... a memoria gratuita qui è lei sicura, qui è lei sicura, lei che altro che non mi ricordo più come si chiama, non c'è avuto tanta pace pena, mi sarà restata solo che a memoria niente da rida. Guarda che quando che ero giovine io avevo 23 anni, ecco, ieri lo spettacolo di Tosa aveva testa a posto, io ora po' sono venista qua al mercato di San Dono che ti faceva un gran mercato in banda a chiesa, si sa, aveva una bella oca sotto il braccio. E quei bianchi l'avevi slevata a me. Proprio slevata? Una roba, l'aveva un col che non finiva più. Maria Vergine mi ha fermato un sioretto. Ma pareva così? Sì, proprio di suoi, carina Dio. E mi fa, signorina, ieri bea, ieri un spettacolo di Tosita. Mi ha dato per piacere schei. E ora poti? Sì, io dico, se cade chi mi tiene a oca. Ecco, saluto. Una roba che non ti ho mai domandato. Dimmi. E che a volta? Come è nata a finire con l'oca? Tu che t'ha qualcuno che ti ha tenuto? Ma si è giugna chiamata, mi tocca a parla. Ah, mostro pure. Vai, perdere il colpo. No, c'è, è andata a fare. Colpo a oca o colpo mia, cosa vuoi fare oggi? Uscita l'hai andata. Bella, bella. Ogni tanto che mi entro qualche luna di nova. Adesso che sono sali, prova a parlare. Sa tu? Dimmi. È mico, amica tea. Amilù. Amilù. Cos'è? A perde il pelo. Ah, ma si muscia, non sta per paura. Dimmi, ma mio, c'ha pa paura, vi tacciamo il veterinario. È restata per viva. Ma aspetta po'. Ho pareggia il coso, l'elenco telefonico sulla torre. Ah sì, perché c'ha pare il numero, ha già. Ecco, ho catato il numero, mi metto in tocca di carta e penna, mi sono voltato a minuto. Un colpo di aria del sperin verde e mi ha girato la pagina. Ma sì, tu mi ha chiamato. E ho tirato il coso, il numero del meccanico dei biciclette. Il posto del veterinario? Sì, sì. Ma ti chiedo già ma? È il meccanico o delle biciclette ma invece del veterinario, beh. Ti ricordo, ti ricordo. No, nata tu dita. Diretta, guida, pronto? Pronto, signora, mi dica. È il Vardi che ho a miccia che perde il pelo. E ora? Cosa ogni da fare? Ma lui cosa ha risposto? Ah, lui è nato sceto? Ma è da dulli, Robby, signora, che la spassa a sé o che alza il manubrio? vero. Che mestieri che tu a sapere roba dell'altro mondo, roba dell'altro mondo, Maria Vergine. Perché le altre femmine sono esigenziose. Ascoltami qua, dimmi la verità, Pierina è andata a farsi vedere. Fammi la carità, è nata, sì. Che va sempre a farsi il controllo dal dottore, si sa, quelle dei femmine. È nata dal dottore, quelle dei femmine. Come si chiama? Come si chiama quella dei femmine, tu sei? No, quel di Gina, quelle di dei femmine. Aspetta, adesso mi sono E come si chiama? Il monologo. È andata dal monologo, a tuo avvio. Perché si intende, dimmi, cosa hai cattato? Tu mi dici no, mi ne stai puito. E perché ora? Perché hai cattato un polipo. Ma non sta a dirmi. E non è mai stata neanche al mare. Guarda che l'ho fatto, beh. Dove sei già parlo? Saverlo. Ma tu vedi che è andata al mercato del pesce. Beh, area guarda là. Che l'unico sistema... Area là. I polipi se non ti va al mare, già va al mercato del pesce. Cosa vuoi fare? Del pesce di ciosa. Ecco, perché là è sua casettina. Sua casettina, beh. Cara Dio, ti sei mai andata al mercato del pesce? Mia, dite il vero, vai spesso, vai nel nostro paese. Ma testata è onde dei polipi? Mia, dei polipi, non vai certo in cerca dei polipi. Sì, i polipi che vai in cerca di... No, mi sono andata a comprare e cose, i sardei. Sì. No? Ieri là dal banco dei sardei mi sente tirare su, mi sento arieggiare sotto la cotola. È davvero un arieggiatore. Ti sento mai sentire arieggiare. Sì, di volte se era di uno altro. Io per arieggiare sono buona, capite? Sei buona, Maria Vergine. E non vuole che sia nessuno che mi alza la cotola. Ma se alza la sua, Maria Vergine. Cosa che vuol dire assai utile? Arriva il signor che vuole il culo per là. Se no non potevi e mano. Adesso non sta andando a massa, ho tre fermate. Medi, ecco. Fermate, demo, che dai, mamma. Che persone di una certa cultura, di una certa. Non sta a parlare di culo anche Dio. Ma se ti che va avanti, fermate. Cura, cultura, da spalla va avanti. Avanti, dai. Cos'era di udirti? Che ti ha sentito arrivare. Che
mi siediti nella sua coto, eh? Mi volte gli era un polipo. Aria, un polipo. E ho dato su. Ma che? La verdà, la tira su, la verdà su. E l'ha fatta, le ha ciappato quattro tentacoli e dopo che altri quattro l'ha fatta. Come dire? Su per là non vai? No, non vai, piuttosto mi fai cucinare col senno. Cosa hai voluto fare? Un bel spettacolo l'ha vista quel polipo. Altro che Venezia. Era Marghera, eh. Insisti tu. Le fabbriche. Insisti tu ancora. Mattia. Sei con te. E adesso andiamo su un tema un po' più pipì. Ascoltami qua. Prendi a chiusura. È un tema un pochettino più cavato fuori. A te non ti è andato su niente, ti sei stata fortunata. Sì, ma non mi gradesse. No? Che cosa ho? A superstrada che passa. Non ho capito. Mi non è nata su niente. Siete al semaforo. Ieri là, un altro mi chiede di comprare sempre il sardello, perché è una gran passione per il sardello. E perché gli dite che le pesce... È andata una volta a fare il bagno. Gli dite che le pesce azzurro e non mi ho gattato mai uno dentro che sia. Che dire anche io. Ma è andata una volta a farsi il bagno, mi sta fuori con tutto si chiede il sardello dentro per costume. E di nuovo, dai. Dimmi che è. Non mi robe da andare a dire. E ora ti sei andata a fare... E ora cosa è successo? E niente, mi sono sentita dei gattarei su per acquiata. Ma sento una gabbata. E non gli ero poi... Ma chi? Così è. La masanita. E quella. Com'è andata a finire? E saperlo. Chi mi sta fuori? Chi mi sta fuori? Sarà sa diventata moglie, capita che non è. Portami via al narcotista, fammi una carità. Ma che vergine, guarda qua, che ben metti al sicuro, perché ho visto che la gente che l'ha adocchiata. Niente, poi pensate. Ben, ben, ciao, ciao. Santo, cosa mi dica? Ma vai in testa perché hai vecchia. Chi mi dica che ad arrivare il prete nuovo qua? No. Ah, benedetto. Ma ho visto un prete prima parlare. Ah, vedi qua che si aggira io. Magari ben salutato, aspetta che mi veda, vai a chiamarlo. Oggi, niente da ridere. Aspetta. E ora intanto che io va in cerca del don. E vi incontro una che è capitata, proprio mi è capitata che le due settimane, con queste belle giornate qua, con queste belle giornate che è un spettacolo, non le neanche affa, ma un bel sole. E insomma, una gran festa a casa mia, nei voti, parenti, fiori, morose, mariti, mogli, insomma, 16 di 7 sera persone. Insomma, finivo di mangiare, era 3-4 botti, casa tutti, mio despegnà, netta, fora, passa, lava, a posto, tutto in ordine, e sono andata a rilassarmi. Sono andata a rilassarmi al piano superiore, sul mio trono, e mi sono messa là. Ecco, tranquilla, beata, là che me l'hai di tutte le mie riviste, no? A un certo punto, cosa ho avuto? Viene il momento che ho finito, fai palzarmi su. Benedetto il Signore. Sacramento. Ma ho avuto che sia possibile che mi abbia incastrato quel culo così mi si torna ancora, ma sul water che l'abbia fatta ventura, non ho mai visto una pazzia. Niente da fare. Tira il col verso la finestra che nemmeno Mario che andava avanti in Dio con rasa erba. Itaio! Vien su, tu Ita! E vien su. Mi cata là, si sta la bici come che so. Mi fa forza che lavoro, le mi chiama su anche, mi viene su anche, guarda, dimmi che roba, cos'è un spettacolo sto qua, ma tasi su che sono in strada incastrata col culo sul water. Ma non si è mai sentito, ma vergognati, ma senti che lavori, ti dica di sì, dai Remo, dai, dammi mano, prova, Cramento, ma aiutati un fiatino, ero là, così dal tira, mi faccia fare un shock. Dai, adesso alza i bras, mi te ciappi sotto, te sbrasso e ti mettete qua, ciappate sul col e al tre, dai, dimmo, dai, uno, due, tre, Cramento, ma come ti dico che sono bloccato, che non che fai, benedetto il Signor, patati su, muoio che ti anda, provo un'altra due volte, dimmo, tagate, via, niente, insomma, niente, mi ciappa una ernia, mi viene un shock. Non ve ne niente da far, Bea. Non ve ne altro da far che chiamare i pompieri. Guardia! Sento una camata, quel murano in sto stato! E poi me lo sto a preoccuparti, che ha una soluzione. È nata da Bas,
in taverna e l'ha cattato un cappello da messicante qui in Picai e me l'ha messo davanti. Insomma, arriva i pompieri, quei sirene spiegate. E a tutta velocità, il ferma, c'ho due botti, smonta col manicotto. Fermi, fermi, tosati, fermi, per carità, che manca riega che vieni su col manicotto. Cioè, ma cosa succede qua? Dove ho l'incendio? No, non veniva un incendio, no, no, no. Basta che vieni sul capo. Guardi, mette via il manicotto e tutto, rilasseve, basta che vieni sul capo, va bene. E ora vieni su, cosa la fammi vedere? Vieni qua, vale. Io che il mercato è una soluzione, gli viene su per Sky, e a un certo punto mi viene la cosita, questo corno che fa, mi fa, ah, signora, guardi, mi sono sincero, amico il mio mestiere, ne ho viste tante, sì, cosa? Io posso anche salvarla, ma per il messicano che ne più niente da fare, mi dispiace. Cara nostra signora, carissimo, è arrivato, benedetto. Lei si chiama? Benedetto, mi sono a Flora. A Flora, bene, sì, è qua della zona, sì? Sì, mi fa piacere. Sì. Se mi dà tempo vai a cambiarmi, non stai cura, se l'ha da fare un sermone lo fai piano, che adesso vai un attimo a fare un giro mio. Prego Flora, passa con calma. Grazie, cara. Mamma mia, intanto un saluto caro a tutti, sono il vostro nuovo parroco. Dovevo arrivare domenica, ma sono arrivato prima e volevo presentarvi, questa è un'unica occasione, un'occasione meravigliosa, siamo anche in un momento così... Ma di tutte le sorti, insomma il vada dal prete appunto del suo paese e gli dice se mi confessa, ma mi no, assume le tue responsabilità, con tutto quello che ti ha combinato, se te vuoi te dai un consiglio, te va il santo a Padova, dentro la basilica che ne è padre Gregorio, che è un frate, e te va là. Ma de bon, mi dice così da don, sì. Guarda, dopo te conosce, secondo sono fin da tosa te, quasi, non mi assente proprio. Va bene, allora va, che ne è sto frate, con il suo bel saio, proprio classico, barbona, bea, sandai, e a un certo punto, che fa, comincia nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, dimmi i tuoi peccati, e sto qua scomincia un quarto d'ora, non tase mai, e avanti, che è il frate da fare qua, che ascolta, e avanti mezza ora, 40 minuti, tre quarti d'ora, un'ora e dieci, 1:20, mai fermato. Con la finì e fa, guarda, vignerie bardeate da lì col bastone, che a me confessione mi impedisce solo per la pace, per il perdono, ma mi viene una spisa e man che non ti immagina. E ora, ciappa carta e penna, come carta e penna, comincia a scrivere. Partimo subito con 110 gloria al Padre. Ma... cioè, ho da dire, stai neanche a parlare? Ho voluto parlare. Lazzarone. 150 Ave Maria, 180 Padre Nostro, Maria, ma tasi su, e 200 atti di dolore. Ma vai fuori con lei stasera? Fa silenzio. Coteva fuori, non sta metterti sul legno della panchina, del banco, della chiesa, te mette sul pavimento, freddo, de marmo, vergognoso, testa bassa, pentimento e prega. Allora, e coteva fuori dalla chiesa, da basilica ti dà 50 euro al primo, la prima persona che sia un tosatel, un anziano, una signora, al primo, così di donazione, tu capisci? Anche quella tasi su, sparisci, quasi ti absolvo, ti prega, intanto vai in pace. E lui va là, mamma mia, passa 2 ore e mezza, quasi 3 ore, e si alza da parterra, non è neanche bocca, e lei di noci chi si immatunì, neanche può piegarsi, se segna, va fuori e fa per arrivare dalla macchina che ne è una. Una sgnocco e una minigonna. E allora, amore, cosa dite? Fermo un giro in giostra? Vada, ah, no, aspetta, adesso.
quello che mi aiuta per 50, ecco qua, 50 euro. Oh bello, guarda che mi domanda i 100. Ma padre Gregorio mi aiuta 50. A lui che fai 50? Ma guarda che Tino, non mi ha mai visto, è stato bello. Queste darghe confidenza per carità. Queste darghe confidenza. Siete qua? Per sapere cosa che ho detto, sai? E non è facile, lei è una brutta bestia, questa roba qua. Che ho indosso, ma da, mi va la nuova augura neanche un can. Sono astemio. Dai, a nascita. Non praticate, per fortuna. Che la, che ho detto anche, guarda che i fai i panini di. A qui alla parrocchia di San Dono fanno i panini onti che ho scaricato 580 quintali di legno e li ha fatti col gas. Cioè, ma se ti ho scaricato 580 quintali di legno, usi no? Beh, qui chi te usa, che altro te abbrusa, cosa hai voluto fare con legno? Che dopo non so come che si è abituati a San Dono se avete incassato la legna. Ma se allegna lei tanta, che ti ha da intassarla, guarda sempre a luna perché non sta a fidarti, non sta neanche a scomiziarsi se non ti guarda a luna per intassare la legna. Se te che ne ha tanta, asa, se ti si de luna buona, sì, se no te ha a stare. Perché l'altro giorno sono stato dal mio medico condotto. Sono stato dal mio medico, virgola, condotto da mia moglie perché non stavo in piedi, e il dottor mi guarda e mi fa lei beve. Dottore, se ha piacere, perché no, se la calo verda una bottiglietta che sto prima a fargli vedere che a spiegargli. Non scherzi, mi fa il dottore, l'avere figlie con Pio. Guardi che dalle sue analisi si sono state scontrate tracce, non tanta roba, ma tracce evidenti di emoglobina nel cabernet ci sono. Se va avanti così si brucia anche il fegato. E dai che sbrigare il fegato, dottore. Cosa vuole che ci abbia fuoco? Guardi che il vino le fa male, dottore, l'ho anche sempre perdonato. Il vino non so neanche i rabbiai. È un nemico acerrimo dell'uomo, dottore, ti insegna anche elementari che chi fugge davanti al nemico è un vigliaco. Allora capito? E allora facciamo quello che vuole. Guarda, dottore, mi fa, signor Berto, bevi tutto il vino che te vuoi, che tanto te mi ascolta, visto che te si vieni qua. Però giuntami 2,5 litri di acqua al giorno. Io mi pareva di aver capito male, no, le quanti? 2,5 litri di acqua al giorno. Dottor, se l'ha piacere vedermi morto, a me vuole minimo 50-60 spritz per ciucciarmi tutta l'acqua, dottore. Sono stati fatti di quegli studi all'Università di Oxford, all'Università di Massanzago, gli ha fatto questi studi, che ha scoperto la legge che se immergi un corpo umano nell'acqua nega, infaibile, ma se te lo assi in mezzo il vin cada fin domani mattina, cosa ho dovuto fare? Lei non sa i danni che ha fatto il vino. Allora guarda con perde oggi, io ti dai un ciaffone, allora dite dottor, voodoo che parliamo dei danni che ha fatto l'acqua, dottor, voodoo andare in Emilia Romagna a dire che il problema è il vino, vorrei partire dal diluvio universale, dottore, io 40 giorni ho visto 2 catarate, signor Madonna, scravazzata, che barrei una intervallata ogni 5 per piacere, ti dà un po' di colorito, no, niente, tempeste, alluvioni, inondazioni, esondazioni, straripamenti, allagamenti, annegamenti, mareggiate, onde anomale, il tsunami, trombe d'acqua, il Titanic, Concordia, il rubinetto che perde, poi te devo soffio. E dopo il vino che fa male.
il dottore aveva perso tutte le sue certezze. Ho detto, dottore, venghi che la porto a straviarsi. Ha fatto una echeba, così era astemio praticante. Sono andati per la osteria della Peppina Al-Qaeda. Al-Qaeda. Sta lì a 300 metri. Ti sa perché si chiama Al-Qaeda? Perché a mezzanotte ti fa scattare la legge della Sharia. A te guarda con perdi oggi fa, Sharia che te bevi l'ultima ombra dopo Sharia che te dà secata. Prima che scatti la legge della Sharia, ho già fatto il dottore, vieni che te porti il carro. Ieri devo visitare un paio di alugi. Ieri devo provare a fargli dire 33. Le passate dall'etica professionale a professione etilica, non sai neanche cosa. E poi pensate, sono andato a casa mia, che sa andare a catar casa mia, fai fatica con un san, pensate con un imbriaco. Mia moglie ha comprato casa 30 anni fa, ha comprato casa, cioè, gli era disdotto casa a schiera, tutte attaccate in fila così da un e mezzo, tutte compagne. Altri non sapevo quante volte sono andato a dormire con chi che non conosceva. Fora di modi, goita il pitolo, che quello che te vuoi, ma sua facciata da mia fame una croce. Per fortuna che a sera che era una signora che era Dio sarà ribalco. Signora, posso chiedere un'informazione per favore? Mi dica, per favore, è a casa suo marito, signora? Non è ancora rincasato. Brava signora, provi a venire da basso a vedere se sono mio, per piacere. Poi che ha avuto un'idea che mi va dritta, infatti ho sentito che aperto il portone, ecco è la mia femmina. Sono andato dentro casa mia, credo che mi impinse la luce per farmi un piacere una volta. Ho palpato dappertutto, non ho cattato la luce, e 30 anni che non catti la luce a casa mia. E sono andato su de sculoni in camera, che ne ha scainata da fare. Mi sono fermato davanti a porta al buio. Ho intravisto mia moglie in letto, coi nizioi fin qua. E la basiurta me la candè in pizzata. La morte con luce perpetua. Non sapeva se dire che ne regga in eterno o se aiutarla. Vede Flora, chiudo io. Guarda che non mi sento niente di bene. Te credimi, te avrà bevuto il piave e anche all'isono sono messi insieme. Curi la passa a farti una limonata. Non cattà la luce per venire su, tu cagate, pandalo. Mi sono fatto una limonata al buio, ragazzi, non ste farve una limonata se non ci vedete bene, che è uno sbaglio incredibile. A pedo limonata della mia vita è stata qui. E da Flora, fammi la carità, cambia chi limoni, fate bene, forza di stare oggi. Epiti, io comprai 9 stamattina, li ho buttati via che altri. Tutti noi. Tu dove è che mi sono struccato i canarini? No, giallo era giallo. E ti sbagli di... Ecco per cosa che li fischiava, tu capisci? Quando mia moglie si è resa conto che un attimo prima che aveva struccato l'unico sei che funzionava in famiglia, si è messa a urlare. Uomini presenti in questa meravigliosa platea della parrocchia di San Dono, uomini di sesso maschile, quando la vostra signora, moglie, compagna, amante, amica, fidanzata, scomizia a usare vetrino, non ste dargli neanche a mezzo secondo che si muove. La femmina se ti asa andare un attimo non ti afferma più neanche con la ruspa. Infatti mi bisogna che mi ho una tecnica che come che a me a verde a bocca mi fronte
sul piede più forte e gli fai Flora! Io vedo sia deciso se non lo vale la pena. Flora, chi è che comanda qua? Mioti! Mi perché? E a me è caro saperlo. No, guarda, dopo, guarda che mi... Qua moglie... No, beh, scusate. Mi, qua moglie, pensate che per i 25 anni, non so, guardi, ma mi... L'ho portata in Grecia, l'ho portata per 25 anni, ma si è domata. No, no, quel che è, per carità, mino. Per 50 anni, per dirti, forse, non sono ancora sicuro, vai a ritorla. Insomma, sono andato bas, ho capito, sicurissimo, giù c'è mentine, mi compari, che era, che siccome che lì fa neanche a muoversi, perché beve tante di che ombre, altro che ombre rose, e gli viene fuori dappertutto, e tu sai, io me l'hai sul muso, mi ho detto, ragazzi, io vi porto a casa, ma se mi fermo io vedi, a sé che parli mi perché vado di dossi e bevesti. Insomma, io montai in macchina con me, dopo un po' di strada hanno toccato a pattuglia dei vigili qua a Paeta, quindi potevo dopo la trio, fate finta di essere morti, in cui sai ma morti, e il vigile qua a Paeta mi guarda, Berto, mi ha riconosciuto. Sì, tutti. Guarda, va a casa, fai finta di non averti visto. Un vigile che te muoia a quell'ora di notte. Gli ho dato una girata con la macchina, grazie signore, vita che l'ho anche aiutato così. Sì, te poi pensate. Perché se gode i vigili quando ti fermi. Il primo, dopo 90 metri, non mi ha fermato un'altra pattuglia. Anche con te, perché anche quello mi conosceste. Berto, per piacere, vai a casa, faccio finta di non averti visto, l'aveva fatta in mano. Ti ho dato un'altra acerata, a 90 metri, terza pattuglia di vigia. E ora ti vedi che quando chi vuole ci parte in giro anche, ho tirato il finestrino e ti ho signori, per piacere, se avevi voglia di fermarmi, mi fermi il primo colpo e morta, Berto, ma se non te va fuori la rotonda, te mi cata ancora dopo. La prima destra è stata mia, pattuglia di carabinieri dopo 200 metri, abbassi il finestrino, io sicuro, è un ordine. E il guardi che finché a metà non aveva sotto l'euro, mi non l'ho più fatta da che volta. Le un anno e mezzo che non fai più metano, signor Vigie. Eppure sono io andato avanti stesso con la macchina, pensa che oggi si è formato qua dentro, si è formato. Un abitacolo che non ti proprio metano, non ti dico. Insomma, abbassi allo stesso, mettati a 150 metri che non vi sia un ritorno di fiamma. E il contatto con l'ossigeno, come che guarda il finestrino, sembrava risucchiato dall'abitacolo, si appoggiata ed è entrato con la testa fin davanti, fin tra mezzo di 12 di. Mi lo guardava, lui mi ha guardato. Non cantava più ossigeno. Non mi era più ossigeno. Mesi che non viene più ossigeno, non so me macchina. Se non che dai un stramuso che butti a 3-4 metri fuori dalla macchina e mi moria dietro. E andate il suo collega, lo sveglia fuori e gli stanno altri una bestia. E allora, abbiamo bevuto, Salta su giuciamentine da parte di Rio. A cavadri! Scendete dalla macchina! Un attimo. Signor carabiniere, è meglio che venga dentro lui che sto prima, sai? E mi ha tirato fuori a forza, mi dia libretto e patente. Non ho messo via dove li ho messi, sul cruscotto di solito. Sono andato sul cruscotto, il carabiniere mi ha guardato, non della nostra macchina, deficiente, della sua! Insomma, guarda, mi vedi una roba. L'ho letta stamattina sul giornale, che se vi ferma che avrebbe vista anche a me da ombra in più del dovuto,
via la patente sequestro immediato della macchina. L'ho letta stamattina sul giornale. Ahi, mi avesse contato, non, da roba da non creda. L'ho letta, amico mio, oggi, via patente e sequestro della macchina, se avevi visto due ombre in più. Cioè, non te puoi neanche più viva. Tu capisci, l'ho letta mi stamattina sul giornale, sta roba qua. Miglio di basta, perché mi pare di essere, cioè uno diventa amato, diventa, se te sta dritto tutto. Io dici, mi sono guardato su specchio, ho detto aperto, muoio. E infatti ho deciso, perché fino adesso è andata bene, adesso basta, perché bisogna anche arriva uno all'età che, tu sai, l'ho promesso a me stesso, a non è di più un giornale, neanche se mi paga oro, mi non è di più un giornale. Ciao, tu sai.